everybody. So welcome back. We are live with amazing, amazing guests from all over Italy with their expertise in food and wine and tourism in general. So I'm over to Valerio, who can start the conversation. Beh, questo è quello che succede in questa nuova versione, no? Live delle tavole rotonde, purtroppo. Era molto più bello in piazza lo scorso anno, con quello spettacolare scenario di bellezza di Tropea. Adesso siamo in questa nuova versione, ci dobbiamo un po' adeguare, però insomma sicuramente riusciremo a far entendere a tutti i nostri amici che sono collegati grazie a questi splendidi ospiti che tu, Aisha e Paolo, avete racchiuso in questa cornice di saperi e di grande importanza, anche di conoscenza, non soltanto del tema di questa tavola rotonda, che è il cibo e il viaggio soprattutto, che ruota poi intorno alla cipolla di Tropea, ma che è quello ovviamente di rinnovare quello che è la regina delle eccellenze italiane, che è proprio la cipolla rossa di Tropea, che diventa un elemento di promozione per la propria terra, ma soprattutto per quello che è la calabresità nel mondo. Abbiamo i livelli istituzionali, abbiamo dei grandi ricercatori con noi oggi, abbiamo artisti, operatori turistici, abbiamo anche elementi importanti come gli chef, che sono i principali testimonial poi del prodotto insieme, quindi una bella tavola rotonda. E io vi presento velocemente soltanto i nomi che vedete già presenti sullo schermo, dal pittore e scultore Giuseppe Carta a ovviamente il sindaco della città di Tropea, poi parleremo anche un po' del principato di Tropea, che è il sindaco Giovanni Macrini, Nino Macri, che si fa chiamare tale proprio per la prossimità che riesce a dare non soltanto alla sua comunità, ma proprio alla Calabria con la sua rappresentanza, insieme a Francesco Mantella, operatore turistico, proprio lì sul porto. Ciao Francesco, eccoti qui. E poi abbiamo altri due amministratori, Franco Barbalace, l'amministratore delegato del GAL Terre Libonesi, insieme al presidente rinnovato Vitaliano Papillo, e poi ovviamente i due elementi più importanti rispetto a quello che è proprio il prodotto, in questo caso chi rappresenta il consorzio, la tutela della cipolla rossa di Tropea Calabria, IGP, che è il presidente Giuseppe Laria, e il testimonial, invece c'è quelli che come categoria trasformano e rendono interessante quelle che sono le capacità e di questa eccellenza, che è uno chef stellato, Luca Abruzzino. Per concludere nella presentazione, con grande piacere, onore non soltanto di rivederla, ma di averla come elaboratrice, non soltanto di analisi, ma soprattutto di indirizzo, è la professoressa Roberta Garibaldi, che saluto caramente, perché con Roberta ci siamo visti in un interessante corso con i giornalisti sul vino a Venezia pochi mesi fa, poi ci hanno chiuso, Roberta, e quindi purtroppo adesso ci ritroviamo in questa versione. Una veloce escursione di quelli che sono tutti gli amici, per dare poi al sindaco, come la prima volta abbiamo fatto nella piazza, sindaco Mancherini, la possibilità di darci innanzitutto un velocissimo benvenuto e poi un'intesa su quello che è ovviamente ciò che lui sicuramente aveva organizzato con grande enfasi ed entusiasmo come lo scorso anno, e che invece oggi si ritrova ad accogliersi in questa versione live che il direttore artistico Paolo Pecoraro ha inventato con tutti gli amici, no? Chef, bartender e altri che stanno caratterizzando la manifestazione. Sindaco, benvenuto. Allora, ci aspettava lì e invece ci ritroviamo dietro le telecamere. Sindaco numero uno. Perché c'è anche il sindaco numero due, quindi tocca a me. E purtroppo quest'anno è andata così. Il nostro grande direttore artistico mi stupisce sempre, quindi si è inventato questa versione virtuale del Cipolla Park. Quindi, bene, un'occasione per promuovere il prodotto e il territorio, che ho accolto con grande favore. Io ho grande fiducia nelle cose che fa Paolo, perché poi i risultati e gli effetti si vedono sul territorio. Quindi una bella cosa, una bella iniziativa che dimostra la voglia di ripartire, di credere nel prossimo futuro che abbiamo tutti quanti. Purtroppo l'edizione dello scorso anno, anzi quest'anno, avrebbe dovuto essere avrebbe dovuto avere una marcia in più, anche perché il periodo era in un periodo, per l'appunto, dove la stagione è già, si può dire, partita, dove si entra nel vivo, quindi immaginavamo, prospettavamo numeri importanti, anche se quelli dell'anno scorso lo sono stati, però purtroppo a questo nemico che ha messo in ginocchio tutto il mondo, anche Tropea, il principato di Tropea, ha dovuto cedere il passo. Quindi aspettiamo, ci diamo da fare,
Tropea si sta preparando a ripartire tra mille difficoltà, mille interrogativi, però è così, ce la faremo, tutti insieme ce la faremo e presto ci riabbracceremo e non escludo, se Paolo lo riterrà, di magari di proporre un qualcosina, se non una tre giorni, una giornata, magari a settembre piuttosto che a ottobre, di fare un qualcosa che va a ricordare questo evento in una prospettiva 2021. Quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Poi torneremo insieme a parlare un po' di questa visione di promozione che la città sta organizzando per tante ragioni, che avrebbe accolto anche ovviamente il Tropea Cipolla Party. Ha chiamato in causa Paolo un istante. Allora Paolo, come direttore artistico hai saputo organizzare questa nuova versione live innanzitutto, e adesso c'è anche l'invito da parte del sindaco, no? di trasportare tutti quanti noi nuovamente nella splendida realtà della tua città, che tu sei un tropeano d'oro. Sì, ci siamo dovuti adattare, però insomma bene sempre cogliere la positività, perché è normale, nelle cose c'è il positivo e il negativo, ci sono i due poli, no? Dal fisico, faccio un discorso un po' fisico. Però sì, questo qui che magari ci ha dato la possibilità con altre persone, personaggi, di unirci, cosa che non potevamo farlo fisicamente, perché sarebbe stato un po' più grande, un po' più dispendioso il tutto. Quindi subito ci siamo adoperati a trasformare il tutto in questo modo, in maniera virtuale, per non dimenticare quello che abbiamo fatto, quello che avevamo iniziato l'anno scorso, perché mi sembrava appunto più bello, più importante essere presenti che nasconderci, no? Assolutamente, hai fatto anche un ottimo programma, hai messo in questi tre giorni, di tanti amici. Sì. Sì, diciamo appunto c'è un bel po' di carne al fuoco, grazie appunto a questa nuova tecnologia, no? Quindi che da una parte quello che è successo ci ha penalizzato, invece da quest'altra ci aiuta. Sono molto d'accordo, sono molto contento di come ha risposto il paese, che, mm-hmm. che anche diciamo è già diverso, cioè proprio molto meglio a differenza dell'anno scorso. E questo mi entusiasma, perché vedo la creatività, vedo la voglia di fare nelle persone, in chi si presta a fare questo lavoro. Sì, soprattutto l'amore. Sì, soprattutto, sì, indubbiamente. Grande solidarietà, dà la forza. Ho trovato molta vicinanza. Sì, tutto diciamo sta crescendo, sta andando proprio nella via, nella traiettoria a quale io mi ero prefissato. Quello ossia di alzare i livelli, perché abbiamo un sacco di oro, basta soltanto andare lì e spolverarlo per farlo brillare e luccicare. Allora ecco il mio impegno. Perfetto, c'è un motivo ovviamente, non soltanto di mantenimento dell'immagine del programma realizzato, ma c'è, poi ci ritornerà un po' negli argomenti degli altri interlocutori, una volontà di continuare a promuovere nel mondo quello che sta riuscendo grazie all'intervento di tutti, che è quello proprio di far conoscere oltre i confini nazionali la forza della cipolla di Tropea. Sì, è fantastico tutto ciò. Cioè, io vedo che è anche molto facile farlo, perché in effetti abbiamo veramente, siamo ricchi, ma non lo sappiamo. Quindi basta un attimo, no, correggere alcune corde ed eccoci che andrà tutto bene, andrà tutto bene. Questo è un argomento che anche quello la mia importanza, sì. No, prego, continua. Vai. No, l'ultima battuta, un grazie infinite a Giuseppe Carta, che con la sua arte, con la creazione appunto di quelli che poi sono i simboli, per me quando si parla appunto di turismo enogastronomico è vitale che il turista quando arrivi vede il simbolo di quello che è, no? E lui è stato appunto geniale a fare questa cipolla che conserviamo gelosamente adesso a Tropea. Niente, grazie ancora.
Bene, Paolo, grazie, hai dato degli elementi che poi saranno anche richiamati sicuramente nell'intervento della professoressa Garibaldi, che vorrei che poi ci desse, dopo aver ascoltato alcune voci, quello che è un po' non solo la prospettiva di cui è capace di illuminarci, ma un'analisi di quello che sta succedendo in questi istanti, soprattutto nel tema della giornata che ripetiamo essere il cibo, il viaggio, l'insieme di questo grande segmento che il turismo enogastronomico in continua evoluzione può rappresentare come volano, come opportunità di sviluppo per una condizione come quello della Calabria in assoluto, e poi ovviamente all'interno della stessa Calabria tutte le varie eccellenze che vi sono, comprese quelle ovviamente del territorio. E questo che mi dà la possibilità di presentare Italiano Pabilo, che è il presidente del Galter Vibonesi, un gruppo di azione locale che ha nella sua funzione quella l'animazione territoriale, il far conoscere, sensibilizzare elementi che non sono soltanto in questo caso in una provincia ricchissima come Vibo Valentia, la cipolla di Tropea, ma tutto un insieme di altre condizioni. Quali, presidente? Ah, intanto buonasera, ciao a tutti, per me è un grandissimo piacere davvero essere qui con voi e quindi non interrompere quello che appunto in maniera sapiente, geniale, hanno saputo mettere insieme Paolo, che lo abbraccio in maniera forte insieme alla compagna, la moglie, e a Nino, sindaco numero uno. Qua c'è un accordo tra di noi, con grandissimo affetto, lui è il sindaco numero uno, io sono il sindaco numero due di questa meravigliosa provincia appunto, che ha davvero delle ricchezze enormi. Il Galter Vibonesi, quindi entro nel vivo di questa riflessione, che cosa ha voluto fare dall'inizio? Andare a creare degli itinerari geografici e tematici, un po' l'abbiamo voluti in qualche modo chiamare, perché potevano rappresentare la giusta sintesi per esprimere al meglio un patrimonio enorme che in questa provincia piccolissima comunque abbiamo. E quindi, parentesi, prima di veramente soffermarmi su questi itinerari, Tropea Cipolla Party è stata un'intuizione straordinaria, perché ci ha dato la possibilità di, come dire, una vetrina meravigliosa per entrare in un territorio che ha all'interno delle eccellenze appunto quelle che sono geografiche, cioè territoriali, e qui appunto i nostri itinerari in geografici divisi in mare, natura, monti. Per quale ragione? Perché appunto, per come è fatta la nostra provincia, abbiamo la possibilità veramente in mezz'ora vivere una costa meravigliosa che va da Pizzo a Nicotera, ovviamente passando per Tropea, che è per eccellenza la perla del Tirreno, e le altre capovaticane, le altre località, e poi a 30 minuti vivere un'altra meravigliosa esperienza, che è appunto quella dei monti. Abbiamo una montagna straordinaria, è una montagna che si presta perfettamente, perché? Perché comunque è attrezzata, abbiamo dei percorsi insieme con il Parco Regionale delle Serre, il GAL, noi abbiamo comunque un protocollo per vivere questi 10 percorsi, e quindi è qualcosa di vivo, di vero. A questo sapevamo di dover unire un altro patrimonio straordinario, che appunto l'abbiamo un po' messi dentro in quelle che è i percorsi tematici, e abbiamo individuato in storico, e qui faccio il riferimento alle meravigliose grotte di Zungri, questo insediamento rupestre meraviglioso che ha numeri veramente importanti, molto importanti di visite. L'anno scorso siamo andati oltre i 40.000 visitatori, quindi parliamo che un piccolo, veramente un piccolissimo comune riesce ad attrarre in maniera importante. Ma così come la chiesetta di Pedigrotta a Pizzo, così come il castello. Poi, senza farla lunga, l'altro itinerario è quello arte e cultura. Qui il Museo delle Ferriere di Mongiana, così come la Certosa, ma così non perché io sono di parte, io sono non solo il presidente del Gallo, sono anche sindaco di Gerocarne. Gerocarne ha un borgo dei Vasai, un luogo veramente magico, dove lì è rimasto tutto come un tempo.
si porta avanti una tradizione che vale la pena viverla, queste botteghe molto belle, la possibilità proprio di sporcarsi nel senso buono le mani dietro al torno e quindi provare a realizzare qualche pezzo di terracotta. Andando avanti, l'altro è l'itinerario religioso. Anche qui la nostra provincia è ricca. Abbiamo immaginato due assi, due estremi. Da una parte vediamo Natuzza di Paravati, da un'altra parte Serra San Bruno con la Certosa. Nel mezzo poi una serie di riti religiosi importantissimi, perché non dimentichiamo che il sud, in particolare la Calabria, è ricca di la pietà popolare, non si può non raccontare, e quindi questo attrae molto e vale la pena approfondire. E poi, per chiudere, non certo per importanza, ma l'abbiamo messo alla fine, abbiamo il percorso, l'itinerario dei sapori. Qui c'è poco da potrei parlare ore e ore. Basta citare la cipolla, la nostra regina, che poi è quell'elemento che ha fatto poi ha dato questo spunto meraviglioso a questa intuizione a Paolo e a Nino, e l'anduglia di Spilinga, così come il pecorino, veramente una terra ricchissima e meravigliosa di eccellenze. Ecco, andando ad unire questo patrimonio, noi vogliamo raccontare ed esprimere al meglio la nostra terra, e questo lo vogliamo fare attraverso queste iniziative bellissime, attraverso la ristorazione di qualità. Bravo Paolo, hai detto bene, alzare il livello. Noi abbiamo un grande bisogno di alzare il livello qualitativo di tutto, quello gastronomico, quello del turismo, su tutto, perché effettivamente la nostra provincia su questo manca. E allora questi itinerari, il GAL, queste iniziative, queste belle persone che sono in diretta oggi possono dare e devono dare questa spinta in più a realizzare una serie di attività importanti che questa terra deve esprimere e può esprimere. Ecco, questo è in maniera molto molto veloce quello che sta facendo il GAL Terre Ribonesi. Grazie Vitaliano, perché questo ci dà la possibilità di introdurre nel focus del nostro ragionamento la professoressa Roberta Garibaldi, che poi è uno degli esponenti più alti a livello internazionale che abbiamo in Italia per quanto riguarda proprio il turismo enogastronomico. C'è anche un elemento importante nella provincia di Vibo che si sta recuperando, sono dei vitigni autoctoni, soprattutto con lo Zibibo, quindi ci sono delle ottime condizioni per dare alla nostra amica Roberta la possibilità di darci delle indicazioni. Lei, che ogni anno pubblica il rapporto sul turismo enogastronomico italiano e che ha ovviamente come osservatorio particolare non soltanto l'analisi di questi dati e degli indirizzi che ci può dare, ma soprattutto per gli incarichi internazionali che ricopre sia all'interno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo, sia ovviamente come ambasciatrice per l'Italia della World Food Travel Association, tutto quello che può essere nel microcosmo e nel macrocosmo del turismo enogastronomico, in quello che è la provincia di Vibo, poi nella Calabria, poi ovviamente nel sistema Italia, quello di cui stiamo parlando oggi, con tutti gli spunti, gli stimoli che sono arrivati dal direttore artistico, dai due sindaci, da chi adesso ci sta dando un contributo in termini di ragionamento e di indirizzo rispetto a quello che è il tuo di intervento. Vai Roberta. Grazie Valerio, grazie a tutti voi dell'invito. Sicuramente l'enogastronomia è davvero diventato un driver di viaggio. Negli ultimi anni ha un peso molto rilevante sia come motivazione di viaggio sia come corollario ai viaggi con altra motivazione. È davvero un'escalation importantissima che è stata fatta. Pensiamo che nel 2007 erano, con la prima ricerca che è stata fatta su questi temi, erano il 17% nel mondo i turisti che svolgevano esperienze enogastronomiche in viaggio. Oggi siamo al 94% dei turisti che hanno fatto che svolgono regolarmente nei viaggi questo tipo di esperienze, quindi vuol dire quasi la totalità. Un tempo si riteneva che sì, ovviamente tutti mangiavamo e quant'altro, però questo è un livello diverso, cioè il fatto di ricercare la possibilità di vivere un evento enogastronomico, di visitare una cantina, di vedere la produzione di un formaggio, di andare in un'azienda agricola e tutte queste scelte, andare, parliamo di cipolla, a vedere la produzione e tutto il tema, magari anche le preparazioni collegate, nel senso che dalle marmellate alle ricette a quant'altro, cioè costruire tutta una serie di experience legate ai prodotti del territorio e farle fruire ai turisti
è qualcosa oggi di assolutamente ricercato, è qualcosa su cui abbiamo oggi una domanda maggiore dell'offerta, nel senso che il turista oggi ha sete di queste esperienze e non riesce a soddisfarle tutte, nel senso che lo vediamo dai dati anno dopo anno e che si apre addirittura la forchetta. Per cui, perché cosa è successo? In questi anni si è parlato moltissimo di enogastronomia, no? Dai giornali, in televisione, abbiamo visto adesso durante la fase di lockdown quante persone si sono date da fare nel cucinare, sono stati ricomprati i prodotti di base, le farine, il lievito, ci sono stati moltissimi corsi, tutorial online e si è tornati a cucinare, si è dedicato molto tempo, quasi tutte le fasce di età, ci sono dati percentuali di persone che si sono dedicate e hanno visto trasmissioni relative al online, relative al tema del cibo in questo lockdown, quindi c'è una sensibilità molto maggiore. E più noi abbiamo una conoscenza dell'enogastronomia, quindi dei prodotti, delle sue caratteristiche e così via, più la ricerchiamo anche in viaggio. E quindi è proprio un circolo virtuoso che si innesca. E quindi, ecco, questo è uno dei motivi per cui riteniamo che il trend non si fermi anche in questo nuovo futuro che vedremo come sarà ridisegnato dopo il coronavirus. Però si ritiene che questo trend possa continuare. Pensiamo anche a chi fa proprio viaggi con questa specifica motivazione. Siamo partiti dal 20-30, oggi siamo attorno al 50% delle persone nel mondo che hanno dichiarato di aver fatto almeno un viaggio con questa motivazione specifica negli ultimi 2 anni. E abbiamo mappato l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, il Messico, gli Stati Uniti, la Cina e così via. Quindi è sicuramente oggi una chiave estremamente rilevante, cioè avere una ricchezza a livello territoriale di prodotti collegate a ricette, eventi, è davvero un elemento che può sia diventare un traino in sé, sia arricchire fortemente le offerte già esistenti, quindi il balneare, il leisure. E il tema interessante dell'enogastronomia è che può aiutare anche a destagionalizzare e quindi a portare turisti anche al di là, nei periodi di spalla rispetto a quelli più centrali, che possono essere quelli ricco per altre tipologie di turisti come il balneare. E quindi è sicuramente una leva che va valorizzata di più. Gli stessi turisti ci dicono che cosa c'è bisogno di fare, nel senso che chiediamo nelle ricerche, ma perché c'è questo gap tra la voglia e effettivamente la fruizione? E i temi sono due. Da una parte che mancano informazioni e quindi dare più informazioni, dato che questo elemento diventa un elemento di scelta della destinazione oggi, sia degli stranieri che degli italiani. È molto importante dare sui siti di destinazione e motivare, quando si danno le motivazioni di viaggio, inserire anche l'enogastronomia, ma arricchire il sito di tutte le tipologia di esperienze che è possibile fare e quindi andare a comunicarle al meglio e in più renderle facilmente fruibili e avere la possibilità di effettuare le visite, convincere magari i produttori a creare delle esperienze accattivanti e quindi che possono essere sviluppate poi in partnership con i ristoratori e quindi creare delle esperienze e comunicarle al meglio. Questi sono i due passaggi che oggi gli stessi turisti ci chiedono. Vorrei poi ritornare un istante dopo, perché questo raccoglie un po' gli stimoli che erano arrivati, propone già delle condizioni che vorrei approfondire un istante, dobbiamo poi lasciarci per tempo per consentire un collegamento internazionale, però di pochi minuti, proprio per chiamare in causa uno chef, lo chef che abbiamo qui ospite con noi, che è Luca Bruzzino, che è presente. Ciao Luca, innanzitutto, benvenuto. Salve a tutti. Tu sei lo chef executive del omonimo ristorante, ovviamente, che dal 2016, se non sbaglio, si fregia della Stella Michelin, giusto? 2013. È un ristorante che ha solo 7 tavoli, ha un set ambientale molto, molto ameno, molto particolare, no? Un bellissimo giardino che accoglie, introduce il cliente in questo mondo culinario molto particolare che poi condividi con tuo padre Antonio, tua madre Rosetta, è tutto ovviamente uno staff che dà proprio la sensazione un po' di quelle esperienze che richiamava la professoressa Garibaldi poc'anzi, insieme ovviamente a quello che poi è un contesto. C'è anche questa novità di avvicinarsi nuovamente ai prodotti, fai una grande selezione tu sui prodotti ad esempio.
E quindi esatto, un ritorno ovviamente alla conoscenza soprattutto di quelli tradizionali. Questo comporterà, fermandosi anche al ragionamento stesso della promozione della cipolla di Trobea, a rivisitare anche un modo di fare la cucina, secondo te, e in che direzione potrebbe andare eventualmente in funzione di quello che è appena successo? Ma guarda, innanzitutto grazie a tutti per avermi invitato a questa tavola rotonda. Io l'anno scorso dovevo essere lì a Trobea, poi nello stesso periodo ero negli Stati Uniti per lavoro, quindi non a promuovere i prodotti calabresi, quindi non potevo essere lì, lì a Trobea. Quest'anno purtroppo è andata così, ma sono sicuro che l'anno prossimo riusciremo a farla nella splendida città di Trobea. Indubbiamente dopo quello che è successo io faccio una riflessione, la faccio sempre con i miei colleghi e penso sia una riflessione che tutti debbano fare. C'è bisogno di ripartire, è il momento di rinascita per l'intera nazione Italia, ma per la Calabria, e quindi oggi più che mai gli addetti del settore, ristoratori, cuochi, chiunque si siano, debbano ancora di più scegliere i prodotti calabresi e valorizzare i prodotti calabresi o italiani in generale. Bisogna farci forza di questa cosa, perché l'Italia è un patrimonio gastronomico invidiabile da tutto il mondo. Chiunque vorrebbe venire una volta nella vita in Italia per mangiare. Noi abbiamo un territorio splendido che ha due mari, la montagna, ha dei prodotti incredibili, quindi dobbiamo mettercela tutta, per, soprattutto in questo momento, per valorizzarle ancora di più al meglio. Certo, Luca, secondo te questo discorso anche di rivedere questa congiunzione, no? Elevare un po' non solo la formazione, come chiedeva Paolo Pecoraro, ovviamente di tutti, e dell'erogazione della qualità di tutto quello che si fa, soprattutto magari nel mondo della ristorazione, ma anche questa nuova commistione, no? di conoscenze e di esperienze, per cui lo chef un po' che va fuori dalla cucina, si connette con il territorio, lo coinvolge, e viceversa, la trovi una cosa interessante? Ma sicuramente sì, io penso che un cuoco debba comunque avere dei legami, e della cosa più bella del lavoro del cuoco è quella di avere dei legami con produttori, contadini o con i prodotti in generale. Quindi io la vivo in una maniera molto romantica questa cosa, nel senso vado a scegliermi i prodotti, vado a scegliere il produttore, vado dal contadino, dal pescivendolo. Quindi sicuramente è una cosa fondamentale, come è fondamentale oggi più che mai dare formazioni ai giovani di oggi affinché riescano a promuovere al meglio e in chiave anche un po' moderna i prodotti del territorio, che ripeto sono eccezionali. Grazie Luca. C'è una connessione, voglio chiamare in causa Francesco Mantella, perché lui è operatore turistico, oltre ad essere proprietario del noto ristorante Tre Nodi, che è proprio lì al porto di Trobea, che noi stiamo osservando con un pizzico anche di sana invidia, perché vediamo un cielo splendido, barche, mare, tutto, insomma, non manca nulla, Francesco, da quelle parti. Ti verremo presto a fare visita. Quindi questa connessione che anche la professoressa Garibaldi indicava tra il mondo esterno e il mondo della cucina, l'esterno in senso del contesto in cui quella cucina si esprime. Tu che sei anche un operatore turistico, non solo un imprenditore della ristorazione, ritieni che sia un elemento efficace anche di evoluzione dell'offerta turistica, che è anche una giusta, naturale, anche spontanea connessione tra il cibo e il viaggio, quindi tutti quelli che possono essere i motivi e le novità, no? Immersive che si possono creare all'interno di un'offerta turistica, soprattutto in un ambiente così ricco come quello della provincia di Vibo. Valerio, hai ragione, qua non manca nulla, neanche il vento. Ho capito pochissimo della domanda, perché c'è stato un attimo che si è alzato il vento e c'è stato un fruscio. Cerco di sintetizzare molto più velocemente. Ti ringrazio. C'è bisogno quindi un po' di unire ovviamente il territorio con un'organizzazione, un apparato anche, no? Tra operatori turistici in connessione con la ristorazione, con gli chef, con i produttori. Okay. Abbiamo qui anche il consorzio presente, poi vorrei sentire anche il presidente. Esatto. Per creare anche un viaggio esperienziale immersivo, così come chiedeva, ci indicava la dottoressa Garibaldi. Esatto, sì, assolutamente sì, è necessario creare questa integrazione. Noi per esempio abbiamo fatto una scelta naturale, molto forte, di rivolgerci quasi esclusivamente ai prodotti del territorio. Del resto abbiamo delle grandi eccellenze
sul territorio. L'idea di questa, dell'incontro anche con la professoressa Garibaldi nasce proprio da questo. Noi l'anno scorso abbiamo affrontato il tema dei prodotti e delle eccellenze enogastronomiche, in particolare della cipolla. Io volevo quest'anno sviluppare, anche se lo stiamo facendo online, ci sarà poi modo di approfondirlo, quello che può essere poi lo step successivo, cioè la capacità di far diventare i prodotti, le nostre eccellenze enogastronomiche, che siano i prodotti ma sono anche i grandi chef che abbiamo sul territorio, possano diventare diciamo driver per lo sviluppo turistico del territorio. Noi dobbiamo, quello che secondo me noi dobbiamo riuscire a fare, e mi collego anche all'intervento di Vitaliano che ha parlato di qualità, è quello di puntare appunto sulla qualità. Noi abbiamo un territorio che presenta molte eccellenze, non abbiamo grandissimi spazi, dobbiamo venderli al meglio, dobbiamo presentarli al meglio, quindi fare rete, quindi mettere insieme quello che sono le eccellenze, la ristorazione e i percorsi esperienziali che il territorio ci offre. Grazie, grazie Francesco, questo è importante, bisogna anche ovviamente preparare tutto ciò che è il sistema dell'accoglienza, però tu sei un operatore turistico, sai quanto la comunità debba essere sensibilizzata. Hai a fianco un sindaco che da quando si è insediato sta lavorando anche in collegamento con la propria comunità. Questo è importante, quindi questo lavoro in sinergia con la comunità, che poi è quella che deve accogliere il turista, perché altrimenti abbiamo un problema nel momento in cui abbiamo soltanto un livello di qualità e non tutto. Sì, certo, chiaro. Guarda, sono d'accordo, anzi non perché qua, ma il lavoro che Nino sta facendo ci ha dato grande entusiasmo a noi operatori e ristoratori. Ora, quello che è successo quest'anno è un fatto straordinario, però è vero che il trend di crescita, di entusiasmo, di attenzione nei confronti di Tropea, del porto di Tropea, era molto molto positivo, e sono sicuro che riusciremo a riprendere questo percorso anche grazie all'aiuto delle istituzioni. E, tra l'altro, credo che Nino vorrà parlare un attimo del grande risultato raggiunto della bandiera blu per Tropea, che è un altro motivo di vanto per il territorio. È un riconoscimento del grande lavoro che è stato svolto in questi ultimi anni. Assolutamente, sindaco. Allora, c'è stato un bel riconoscimento che è il frutto ovviamente di un lavoro intenso, di una serie di servizi, di apparati, perché non è soltanto l'acqua ovviamente che viene considerata come valore, no? Per dare questo importante riconoscimento. C'è tutto un sistema che fa in modo che un'attività che è quella del sindaco, con la sua struttura, ma soprattutto la partecipazione della comunità, aiuta a crescere questa splendida città di Tropea, che poi per di più anche con il suo lavoro sta recuperando anche un elemento storico non indifferente, che è quello di richiamarsi alla nobile tradizione del Principato di Tropea. Vabbè, diciamo che la nobile tradizione del Principato di Tropea, quello di, diciamo, nasce come scherzo, poi è diventato un brand, ha avuto successo, poi bisogna, ecco, prenderla questa iperbole, ecco, chiamiamolo così, col giusto, darle il giusto peso, il giusto valore. Noi ci scherziamo, ci giochiamo, però è diventato qualcosa che identifica Tropea nel nostro immaginario, ed è quello che Tropea nei nostri sogni vorremmo che fosse. Quindi lavoriamo in una direzione che vorrebbe per l'appunto fare di Tropea un qualcosa di sublime, di unico, di eccezionale, una qualcosa sui generis, che è già in parte Tropea, e questo è una perla, è la perla, così è definita la perla del Tirreno, qualcosa di eccezionale, ammirata da tutti, da tanti comuni vicini, e Tropea vuole diventare vetrina, ecco, anche questo è dovuto, vetrina delle eccellenze calabresi, questo è anche il motivo del successo del Cipolla Party. Tropea non si chiude in se stessa, ma Tropea si offre per promuovere tutto quello che ha a che fare con la Calabria. Quindi questo è il motivo del successo di questo del Cipolla Party e della politica che stiamo portando avanti. Hai detto bene, nel senso, cioè, bandiera blu è un riconoscimento, il più prestigioso riconoscimento che una località turistica balneare può avere, ed è un riconoscimento che va ben oltre la qualità del mare, ben oltre le bellezze di un posto, il riconoscimento alla bontà di un'azione amministrativa che ha valorizzato quelle che sono le risorse naturali di questo meraviglioso territorio, che forse fino ad oggi non erano
propriamente, forse erano un po' anche mortificate. Oggi siamo riusciti a mettere insieme tante cose, a far partecipare un po' tutti, dagli operatori economici ai singoli concittadini, a tanti nostri amici che vivono all'estero. Sono nate una serie di iniziative che ci hanno consentito di valorizzare il prodotto Tropea, il brand Tropea. Cipolla parte una di queste cose, ma abbiamo lavorato su tante altre direzioni. La candidatura a Capitale della Cultura 2021 è un altro percorso entusiasmante, importante, che ci ha fatto crescere notevolmente, ha fatto parlare di Tropea per tutta buona parte dell'inverno. Purtroppo poi si è fermato tutto per il Covid, però per buona parte dell'inverno siamo stati sugli scudi, si parlava solo di Tropea, o si parlava anche di Tropea in senso positivo dopo anni di pubblicità negativa. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro, altro lavoro che in cantiere, vedremo presto, spero avremo un'altra medaglia, è quella di entrare nel club dei borghi più belli d'Italia. Verso febbraio dovrebbe concludersi questa ulteriore procedura e siamo anche in questo fiduciosi. Prossimo anno quindi ci puntiamo a riconfermare la bandiera blu e inserire nelle bandiere blu l'approdo Porto Tropea come approdo bandiera blu. Quindi abbiamo già in cantiere, stiamo già programmando quello che sarà il 2021, perché le cose non vengono da sole, vanno programmate, bisogna lavorarci per tempo. Io a bandiera blu ci ho lavorato dal 22 ottobre 2018 e oggi finalmente ho avuto questo importante risultato assieme al territorio. Oggi mi sono arrivate le bandiere blu, peraltro, quindi sono orgoglioso, felice di quello che siamo riusciti a fare in appena un anno. Mi dispiace solo che quello che eravamo riusciti a fare in un anno e che quest'anno avrebbe dato frutti ancora più succulenti, purtroppo non riusciremo a raccoglierli in questo 2020. Però... Ma l'anno prossimo lo faremo ogni mese, giusto? Sì, ogni settimana. Ogni settimana, quindi l'entusiasmo non ci manca. Sicuramente questa pausa forzata anche, no, ha messo a dura prova anche le nostre, la capacità di resistere, la nostra psiche. Quindi siamo un po' così, che vuoi? Siamo, le frustrazioni ci sono, anche perché sapevamo quello che avevamo fatto e sapevamo quello che avremmo raccolto. Però chi semina bene prima o poi il raccolto lo porta a casa, e noi cioè, continueremo in questa direzione, che è la direzione giusta, confermata da tutti quelli che sono i dati, gli indicatori possibili e immaginabili. E quindi, ecco, Paolo, guarda, Paolo, un'altra cosa che volevo aggiungere prima, non vi ho voluto fermare. Paolo dice quest'anno si nota maggiore partecipazione. Ecco, si nota maggiore partecipazione perché l'anno scorso Paolo è stato bravo a dimostrare le sue qualità. Qua molto spesso si danno delle sole mega galattiche agli imprenditori, si propongono cose che poi in realtà si rilevano nulla. Invece noi siamo riusciti l'anno scorso, a fine aprile, quindi in bassissima stagione, a creare un qualcosa di inimmaginabile a queste latitudini. Abbiamo fatto un vero festival della cipolla che ha avuto un eco internazionale e oggi quindi i frutti si sono raccolti nel momento in cui si usciva per l'edizione 2020. Quindi Vediamo se il presidente che la produce, la cipolla, vediamo se è contento di qualche risultato. Lo vedo spento. Ha avuto un sensibile aumento di interesse verso la cipolla dopo questa kermesse? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io credo che comunque sia che Tropea e la cipolla di Tropea sono un binomio perfetto. Si sponsorizzano e si portano avanti nel mondo in un sincronismo perfetto. L'evento dell'anno scorso è stato un evento favoloso, è stato ben curato, perché effettivamente, come diceva prima il sindaco Macri, molto spesso si parla di eventi, si parla di manifestazioni, però alla fine non si conclude niente, oppure si fanno delle operazioni mal gestite e mal fatte. Mentre invece quella che è stata fatta l'anno scorso è stata molto bella e penso che quest'anno doveva essere anche meglio dell'anno scorso. Diciamo che Tropea è conosciuta per la cipolla e la cipolla è conosciuta per Tropea, quindi se ne parla sempre. Deve sapere che noi quando in giro vendiamo un chilo di cipolla e la gente pensa a Tropea, al territorio di Tropea, alle bellezze di Tropea e quant'altro, e ci riempie chiaramente di orgoglio e viceversa.
è molto, molto importante, diciamo, oltre a parlare, come diceva prima la dottoressa Ribaldi, se non ho capito male, che quando si parla di turismo enogastronomico bisogna far conoscere, secondo me, alle persone quello che effettivamente c'è dietro a ogni prodotto, quello che come viene prodotto, perché secondo me se il turista di turno, l'italiano di turno o quello che viene da fuori Italia, comunque sia, viene qua, oltre a conoscere il prodotto, oltre a assaggiare la cipolla o uno dei tanti prodotti eccellenti che ci sono qui in Calabria, inizia a vedere proprio come viene realizzato quel prodotto, ci fa conoscere pure quali sono tutti i sacrifici che le persone fanno per portare sulla tavola quel prodotto, secondo me si dà un qualcosa in più. Chiaramente la cipolla ultimamente, negli ultimi anni, è cresciuta tantissimo. Oggi una volta si lavorava pochi mesi, oggi si lavora tutto l'anno, c'è tutto l'anno cipolla di Tropea GP, e quindi questo è molto importante per noi operatori. È cresciuto l'indotto, sono aumentate le produzioni, sono aumentate le aziende, e quindi questo chiaramente ha portato benessere un po' per tutti. È molto importante far sì che la gente, mi ripeto, la gente conosca realmente i nostri prodotti e quello che facciamo con tanti sacrifici un po' tutti, e come far conoscere il nostro territorio sostanzialmente. Questo poi, se me lo consente Franco Barbaraccio, lo concludiamo insieme proprio con lui, perché diciamo che poi raccoglie come amministratore di una gruppo azione locale proprio queste funzioni. Lo vorrei tenere un istante proprio nella conclusione per dare due elementi ancora. Uno, soprattutto un richiamo a quello che ha detto il sindaco, che mi dà la possibilità, Macri, che mi dà la possibilità di introdurre il nostro ospite più importante sotto l'aspetto della cultura, che è Giuseppe Carta, che proprio dalla parola seme, poi quindi Germinazioni, che è la sua collezione, la linea che lo ha condotto soprattutto a far conoscere nel mondo la sua arte attraverso il tema del rispetto ambientale, ma soprattutto l'importanza della natura, no? Da dedicare così in opere che vengono poi strutturate, posizionate in location, in momenti di grandi eventi, che diventano quel richiamo che abbiamo ascoltato anche prima. Giuseppe, intanto benvenuto nuovamente, ovviamente, tra noi in questa versione live. Hai ascoltato quello che è nel tuo cuore fondamentalmente, perché dal richiamo di tutti quelli che hanno parlato di ciò che è la cipolla, in questo caso come prodotto, e così come richiamava il Presidente, con quello che è anche quello sforzo umano che richiede l'elaborazione e il rispetto verso la qualità anche di questo prodotto, e poi tutto ciò che vi è intorno. Tu che hai a cuore questo, perché ci siamo parlati tantissimo, abbiamo condiviso molti di questi pensieri, rispetto a quello che hai ascoltato, quanto ovviamente la cultura deve portare avanti in parallelo questi argomenti, quanto poi la cultura attraverso ad esempio le tue opere deve diventare un elemento di attrazione aggiuntivo, ma connesso profondamente, appropriato al territorio in cui si promuove. C'è probabilmente un problema con il microfono, Giuseppe. Bisogna soltanto toccare lo schermo e liberare il microfono. Andare sopra dove c'è il mute. Bloccato. Ecco adesso qui, eccoti. Era bloccato. Okay. Ecco, grazie Valerio, grazie. Intanto devo dire che sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. Sono orgoglioso di essere cittadino onorario di Tropea e mi rendo conto che col tempo è una cosa che mi rende importante anche a me. Ecco, parlavamo della cultura, del turismo legata all'enogastronomia. Bene, io lavoro da sempre, posso dire, sulle germinazioni. Le mie germinazioni non sono altro che chiaramente il frutto più bello che la terra ci dona. Sono dei simboli. Cioè, e devo dire che la cipolla come simbolo, ma come anche elemento simbolico, forse è tra i più importanti che ho trattato, perché fa parte della mia vita, del mio passato. Io arrivo da un paesino piccolo, che è Banari, di tradizione
agricola. Mio padre era un agricoltore, per cui io ho vissuto la terra. E il mio lavoro inizialmente era quello di pittore. Ecco, io facevo delle nature morte e la cipolla la usavo spesso. Ero, anzi, un artista un po' particolare rispetto a quello, perché usavo questi elementi poverissimi, la cipolla, l'aglio, diciamo, tutte le cose che venivano dal mio orto. Continuo a farlo, ecco. Ma la cipolla, mi sono reso conto un giorno, leggendo un articolo che è uscito su di me sul Corriere della Sera, intitolato Giuseppe Carta, il ritratto della cipolla. Ecco, avevo dato tanto alla cipolla come pittore che dicevano che non facevo delle semplici nature morte, ma dei ritratti. Dei ritratti. Ecco, volevo partire da questo, perché io credo di aver creato l'emblema, il simbolo di Tropea, perlomeno ci ho tentato, con questa cipolla rossa. Com'è nata questa cipolla rossa, questa idea? Beh, tanto la cipolla è un frutto bellissimo, ma non solo a vedersi o solo dal punto di vista gastronomico, ma proprio da tutti i punti di vista. Per cui cosa ho fatto io? Ho cercato di vedere la cipolla in questo duplice aspetto, in quello della bellezza quando è giovane, quando nasce, quando è nel suo massimo sviluppo, ma però io l'ho immaginata nel momento in cui lei si deteriora, perde, si raggrinzisce, perde la sua vita quasi, ma a un certo punto ritorna a germogliare. Ecco, io ho immaginato questo duplice aspetto, per cui l'ho vista come questo rosso porporeo, poi questo germoglio che si innalza al cielo. Per cui è in realtà la cipolla della rinascita in questo momento. Ecco, la cipolla è il monumento della rinascita. Ecco, questo è il mio. Grazie Giuseppe, anche perché questo aspetto romantico, poi oggi che non so di romanticismo, di nuovo umanesimo, c'è tanto bisogno, riesce anche questo romanticismo ad elevare l'ambiente, il territorio e gli uomini che ovviamente lo vivono, che poi sono le persone, sono i luoghi che vanno visitati. Oh, Valerio, scusami, sì, io purtroppo sì, mi sono perso diverse cose perché ho avuto qualche problemuccio. Volevo salutare Giuseppe Carta, che non avevo visto, quindi lo volevo salutare. Volevo salutare tutti. Grazie, tutti Giovanni, che sono intervenuti. Chiedo scusa per la mia maleducazione, per non avervi salutato, quindi mi volevo scusare, farmi perdonare. No, e invitarli. C'è sicuramente affetto, lui lo sa, appena nominato anche la cittadinanza onoraria, quindi. Certo. Lo sapesse, grazie Giovanni, grazie tante Giovanni. Anch'io vorrei tanto salutare, vorrei tutti abbracciarvi, te, Paolo, Vitaliano, anche Valerio, diciamo, tutto, queste, mi siete rimasti nel cuore, ecco, mi dispiace proprio di non potervi abbracciare, questa cosa avviene così. Mentre concludiamo un attimo gli interventi, con Gerardo e anche la dottoressa Garibaldi in istante, volevo chiedere soltanto prima di dare la possibilità a Franco Barbalace di aprirsi un attimo anche il mondo rispetto a quello che il Presidente anche del Consorzio ci stimolava come ragionamento. Roberta, quello che viene fuori da prima del tuo intervento è anche innanzitutto esperienza, ovviamente, e poi quello che va connesso rispetto all'ambito del cibo, ma soprattutto la comunicazione. C'è un altro effetto, il turismo di prossimità può essere anche un altro elemento di vicinanza, di connessione rispetto, a, ovviamente, che va saputo comunicare, va saputo ristimolare. Roberta, il microfono che è staccato un istante. Okay. Il turismo di prossimità sarà sicuramente un elemento di forte attenzione nei prossimi mesi, speriamo non esclusivamente, nel senso di andare piano piano verso una normalizzazione in modo di riuscire ad
avere degli spostamenti più ampi e così via, però sicuramente in questo momento può essere il nostro focus. Il turista di prossimità è gli italiani sono fortemente interessati a vivere esperienze enogastronomiche in Italia. I dati ci dicono che il 93% dei viaggi enogastronomici gli italiani li hanno fatti in Italia, quindi amano scoprire il nostro paese da questo punto di vista. E i dati ci dicono anche che sono molto interessati a scoprire l'enogastronomia dei propri territori e quindi c'è un forte interesse dimostrato. Devo dire che guardando i dati anche delle ricerche di mercato fatte nell'ultimo mese, emerge come elemento di interesse primario, cioè andando per esempio ai dati Confturismo, vediamo che il primo elemento di scelta delle prossime vacanze è quello di vivere esperienze all'aperto. E quindi ecco che penso alle visite dei produttori e questo possono essere degli elementi molto interessanti e in più è possibile anche molto bello secondo me creare l'occasione di fare apprezzare tutte le experience territoriali che magari siamo tutti più proiettati ad andare a fare experience in luoghi un pochino più lontani normalmente all'interno, perché possiamo a nostra volta diventare ambasciatori, più forti ambasciatori nel nostro territorio, più forti ambasciatori verso i turisti e anche più orgogliosi nei nostri territori. E quindi questa può essere quest'anno davvero un'occasione per riscoprirci italiani, per riscoprire le nostre regioni e i nostri territori, per poi riproporci con più orgoglio e più passione ai turisti anche nella narrazione che andremo a fare a loro quando sono presenti, perché appunto il tema della narrazione, dello storytelling è estremamente rilevante ed è molto più forte quando io ho vissuto direttamente le esperienze. Per cui il pensare quest'anno in questo periodo di lavorare sulla creazione di nuovi prodotti e nuove esperienze, di testarle e farle vivere anche gli stessi proprio concittadini e agli stessi operatori del territorio, turistici, della ristorazione verso la produzione, e quindi creare proprio all'interno della comunità e della provincia, per poi lavorare ovviamente anche con i turisti di prossimità per essere pronti poi verso i turisti stranieri. È un bel circolo virtuoso. Grazie per averci stimolato in questo senso. Il mio lancio era inteso proprio per stimolare gli amministratori che sono presenti rispetto a un ragionamento che è sotto l'attenzione un po' di tutti per necessità, ovviamente, quello cioè dello spostamento, su cui però bisogna immediatamente impegnarsi proprio per considerare che, e qui rivolgo la domanda a Franco Barbalace, che è l'amministratore delegato del GAL Terre Vibonesi, può consentire a una comunità, un po' come chiedeva anche il presidente della RIA del Consorzio della Cipolla, stimolare le attività e fare in modo che quei produttori possano ritrovare attraverso la vendita anche dei loro prodotti a coloro che vengono a conoscere il territorio da vicino, che magari lo conoscono semplicemente perché sono corregionali o comunque di regioni vicine, ma non proprio mai approssimati sul territorio, dove invece possono scoprire tanti elementi, il pane, il pecorino, la duia, i salumi, la cipolla, il vino, sono tutti quegli elementi che ad esempio un gruppo d'azione locale, rispetto a quello che la professoressa Garibaldi ha appena indicato, può fare proprio per andare incontro anche alla creazione di un'economia circolare, al sostegno di un'economia circolare. Franco, il microfono anche tu cortesemente, se clicchi su, grazie. Mentre nel frattempo salutiamo Roberta Garibaldi, perché ovviamente ha questo impegno internazionale. Allora, mi senti Valerio? Sì, perfetto. Nel frattempo congediamo Roberta Garibaldi e poi, come Francesco Mantella ha già proposto col voucher che gli ha offerto, il resto insomma deve assolutamente farci visita. Paolo ha preso dal sindaco Macri l'impegno anche di fare una versione post estiva, per cui insomma ci ritroveremo tutti insieme. Grazie Roberta soprattutto per la partecipazione e il contributo. Grazie, arrivederci a tutti, speriamo davvero a presto. Grazie. Grazie. Ciao. Prego Franco, ciao. Prego. Allora io intanto un saluto naturalmente a tutti, perché siamo diciamo la parte portante in questo evento della Tropea Cipolla Party, e io a questo mi volevo ricollegare per fare i saluti, perché quando le idee viaggiano all'unico sono di una visione comune, di vedute comuni anche in questo caso. Io ricordo con un aneddoto sempre che ci diciamo col presidente Parlino, che il primo incontro tra noi come GAL
e il Comune di Tropea e Paolo, direttore artistico, è durato 3 minuti. Cioè, nel senso che appena ci hanno esposto la loro idea, quella del Tropea Cipolla Party, noi abbiamo subito dato l'ok perché ci siamo intesi, e capendo la portata dell'iniziativa già da quel momento. Quindi questo ce lo confermeranno sicuramente Paolo e il sindaco Macri, perché è stato... Puoi avvicinarti un po' così forse ci aiuti a sentire anche meglio, grazie. Non ti sento? Prego, prego. Quindi stavo dicendo... Ti avvicini un po' un attimo così ci aiuti un po' a sentire meglio. Le visioni comuni, stavo dicendo, partono proprio da questa considerazione, e da lì abbiamo intrapreso un rapporto, a parte l'amicizia personale che ci lega intanto al sindaco, e noi abbiamo conosciuto Paolo e apprezzato le sue qualità, quindi successivamente, cosa che ormai è risaputa. Di conseguenza io, per ricollegarmi agli interventi, mi ricollego proprio dall'ultimo intervento, per, cioè come diceva la dottoressa Garibaldi, cioè il punto che lei evidenziava appunto sulla cosa che tu già indicavi sul turismo di prossimità, è una bella notizia che possiamo dare anche come GAL, collegandomi a già i vari interventi che faceva prima il Presidente, perché con gli altri GAL della Regione, sono in tutto, compreso il nostro, sono 13, e stiamo sviluppando un progetto di cooperazione che include tutti i GAL della Regione. In questo progetto di cooperazione, che cosa stiamo cercando di fare? Cioè proprio, diciamo, chi aggiunga una postilla, diciamo, quando ci sono delle difficoltà, bisogna trovare delle opportunità anche in questo senso, perché abbiamo cercato di scambiarci le forme turistiche di prossimità, cioè nel senso, collegati tutti insieme con un programma comune, e stiamo sviluppando la promozione dei territori limitrofi, per esempio, e stiamo sviluppando la promozione del turismo bibonese legato all'enogastronomia ai cittadini di Catanzaro, a quelli di Cosenza e a quelli di Reggio, perché considerando la situazione attuale, il turismo di prossimità, come appunto dicevi tu, ci consente la vicinanza del turista, perché se noi bibonesi non conosciamo, per dire, una ricetta tipica del catanzarese, il cosiddetto burzello, cioè andremo noi a Catanzaro a vedere la preparazione. Se naturalmente i cosentini, che non hanno da vicino, diciamo, la produzione, soprattutto in questo caso di Induria, vorranno vedere e degustare i prodotti tipici della provincia di Vibo, tra cui la cipolla, la Induria, eccetera, eccetera, faranno un salto dalle nostre parti. Quindi già, diciamo, questa forma di vicinanza tra i GAL ci consente lo scambio di idee, lo scambio dei prodotti anche in questo senso, così come... la stessa cosa si diceva per quanto riguarda gli chef o i vari operatori turistici dell'enogastronomia in genere. Bene, grazie Franco, anche perché così possiamo concludere con questa proiezione che avete sia come territorio, ovviamente nell'insieme di tutti i sindaci, sia ovviamente voi come gruppo di azione locale, che nell'insieme avete prospettato un'interessante evoluzione di offerta turistica nell'immediatezza. Poi c'è sicuramente quella di medio-lungo termine, che come quella che produce ad esempio il sindaco Macri, che giustamente dice: io ci lavoro da tanto e gli effetti si vedranno nel tempo, però bisogna ovviamente avere un occhio nella vicinanza, un po' di strabismo che guarda nella vicinanza del tempo, soprattutto del territorio, uno molto più lontano che poi guarda anche nell'attrazione di confini che vanno oltre quelli della Calabria, dell'Italia possibilmente, e ovviamente anche come tempo nella possibilità, grazie alla programmazione, di poter ottenere i risultati che stiamo ottenendo in qualche maniera, perché insomma riuscire già a potersi gratificare della soddisfazione di tanti riconoscimenti, questo è sicuramente un effetto positivo di ciò che tutti insieme, voi che avete partecipato, ad esempio Paolo che lo scorso anno ha tirato su questa splendida idea di valorizzare la cipolla rossa di Tropea attraverso ovviamente una kermesse che mette insieme tanti elementi diversi, la possibilità quindi di dare sviluppo a un territorio, ai produttori, quindi ad esempio a tutti coloro che fanno parte del consorzio della cipolla rossa, ma di tutti i vari consorzi e non solo ovviamente composti della provincia di Vibo, e a chi ha attività, ecco, come un operatore turistico come Francesco Mantella, o chi ha una ristorazione come Luca Bruzzino, ma anche come artisti come Giuseppe Carta, che si possono così promuovere. Cioè un insieme, ovviamente questo... quest'unione di non solo di eccellenze, di risorse, di capacità, ma di creatori di esperienze. Esatto, quello che ci serve.
Questa è la parte più importante. Io ringrazio tutti per aver partecipato a questa tavola rotonda, per aver dato un contributo a noi che abbiamo ascoltato mentre ovviamente discutevamo insieme, ma soprattutto a chi ci ha accompagnato nella visione. E quindi grazie al sindaco Macri e a Francesco Mantella nel loro collegamento, a Franco Barbalacci, Giuseppe Laria, Vitaliano Papillo e Giuseppe Carta. Poi senza te, Giuseppe, vero, a casa tua, vero? Ecco, sì, quindi anche a casa. Poi Luca Bruzzino, che ritroveremo poi anche con un live per tutti gli appuntamenti che Paolo Pecoraro e Isha McKenzie hanno strutturato nell'arco di questi 3 giorni. E ora proseguiamo perché abbiamo un altro show cooking live con un collega di Luca Bruzzino, Emanuele Lecce. Quindi lasciamo la linea e il posto ovviamente alla valorizzazione della cipolla attraverso la vostra arte. Grazie a tutti, grazie per aver partecipato. Grazie a tutti, ciao. Ciao, Paolo, grazie. Ciao.